Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Siamo a martedì mattina, sono le 9:33. Scusate se sentite il rumore del robottino, ma sto pulendo, infatti la mia situazione è questa. Allora, io sono ancora a casa per il Covid, non so ancora se sono positiva o negativa, avrò il tampone tra qualche giorno. Mi sento meglio, però mi sento ancora tanto debole. Se mi vedete tutta un po' così truccata, ma solo un po' di terra, un po' di matita, è perché oggi avrò un appuntamento da remoto, cioè tramite computer con una persona. Sarà un appuntamento molto lungo e non solo oggi, quindi ho detto mi preparo un po', tanto lui sa che ho il Covid, ma anche se non avessi avuto il Covid, lui non essendo della mia città non ci saremmo comunque potuti incontrare, credo, se non da un'altra, se non tramite un'altra persona. E quindi ho detto cerco di essere un po' più presentabile, perché vabbè, sotto ho ancora il mio pigiama, ma sopra mi sono messa al volo una tuta, mi sono preparata un pochettino, non so ancora quando ci sentiremo, e penso nel pomeriggio, perché lui fa un tipo di lavoro che la mattina è in un luogo dove svolge il suo lavoro, e quindi ho detto vabbè, mi preparo un po' anche per farmi vedere un po' più presentabile da voi, perché gli ultimi due video sono stati alquanto orribili, però siete sempre state carine perché mi avete fatto comunque sempre dei complimenti. Allora, come vi dicevo, io vado leggermente meglio, ho solamente questo problema che consiste nel fatto che la mattina mi alzo, quindi sono carica, e dopo mezz'ora mi sento già le forze sotto i piedi e le gambe mi tremano. Ho iniziato a girare per casa, nel senso che prima ero sempre chiusa in camera, tanto mio marito ha rifatto un altro tampone, è sempre stato negativo, lo ha rifatto, e io ne approfitto proprio per pulirmi la casa fin dove arrivo, perché quello che volevo fare in queste vacanze era proprio dedicarmi completamente a pulire la casa, gli interni. Ero proprio carica, ne avevo proprio voglia, perché a me piace, perdonatemi, so che posso essere a volte molto pesante, però a me piace pulire, mi piace tanto, mi scarica, mi dà quel senso di leggerezza, di non lo so, mi sento bene. Una volta che ho la casa pulita mi piace tantissimo, e ho detto vabbè, accendo anche il telefono, così magari facendolo insieme alle mie amiche posso avere un po' più di carica, anche loro magari posso dare un po' di carica. Ho già pulito tutto, nel senso che ho dato l'aspirapolvere nel divano, sul telegrafo di Ken, ho tolto la polvere, ho pulito la cucina, e ho fatto anche le camere e il bagno. Nel bagno però voglio pulire bene la doccia, e qui in cucina voglio pulire le sedie perché sono in ecopelle, e voglio fare tutto, ragazze, insieme a voi con il prodotto che ho acquistato alla Lidl qualche settimana fa. Questo ve ne ho parlato tempo fa, dicendovi di acquistarlo quando lo trovate alla Lidl. Questo viene 1,99 euro, ce l'ho sia così, che io lo definisco universale perché va bene per tutto, e anche questo qui per il piano di cottura. Io non ce l'ho a induzione, ce l'ho comunque in vetro, vedete, così, e questo è specifico proprio per i piani in vetro, e voglio utilizzarlo proprio per farvi vedere quanto è buono. Vi ripeto, il prezzo è ottimo, perché ci sono in giro anche da Tigotà a 14-15 euro, invece questo 1,99 euro, anche solo da provarlo è favoloso. Quindi io volevo pulire le sedie, vedete sono in ecopelle, e anche la doccia con questo qui, poi magari gli do nella doccia anche un po' di sanificanti, io comunque la doccia la pulisco tutti i giorni, però volevo proprio provarlo. Le camere sono finite, ho anche pulito quella di mia figlia perché ieri è tornata al lavoro, vedete tutto su, e essendo sola, perché
una nostra collega che è sempre assistente alla poltrona in maternità, l'altra è positiva anche lei da quando sono diventata positiva io, quindi al lavoro c'è solo lei e fa, ieri ha fatto 11 ore, oggi ne farà altrettante, diciamo che da qui, da oggi, da ieri lunedì a venerdì farà 10 ore tutti i giorni, dovevano lavorare anche sabato ma mia cognata ha preferito proprio rimandare quelli di sabato mattina, che altrimenti proprio fisicamente non ce la fanno, fino a che non rientriamo noi al lavoro sono distrutte. Quindi ho detto, amore mio, stamattina è andata via che erano le 8:15, ho detto lascia stare, pulisco io la tua stanza, faccio il letto io, fa mamma ti faccio il letto, ho detto no amore non ti preoccupare e faccio tutto io. Vi volevo far vedere anche il regalo che mi ha fatto mia figlia per Natale, non ve li ho fatti vedere, non ne ho ricevuti tantissimo perché io non voglio che spendano i soldi per me, lo dico, mi arrabbio proprio, però purtroppo lo fanno. Vabbè, i miei genitori mi hanno regalato dei soldini perché comunque questo sarà un periodo pieno di spese per me. Infatti mi avete chiesto anche, Sabri, a che punto è la situazione del frigorifero, del piano induzione. Allora, il piano induzione lo cambieremo a febbraio perché i kilowatt ci arriveranno, l'aumento dei kilowatt mio marito l'ha richiesto ma ci vuole un mese, quindi all'inizio di febbraio arriverà e quello lo cambieremo. Per quanto riguarda il frigorifero, noi lo faremo fare sicuramente dal nostro mobiliere, cioè il mobilificio che ci ha fatto la cucina. Perché? Perché da quello che abbiamo visto il frigorifero americano rimane più basso e sporge un po', quindi sicuramente prenderemo il frigorifero da lui e ci faremo costruire dei pensili sopra in modo da poter sfruttare anche quello spazio lì, però sicuro non so quando, con sicurezza non sappiamo quando, perché vi ripeto ho una spesa abbastanza, ancora non so, importante, protratta nel tempo, perché come andrà questa spesa ci sarà, fa anche rima. Io sinceramente al momento tampono così. Il piano induzione sicuro, perché comunque abbiamo fatto la richiesta soprattutto per quello ed è uno spreco non farlo. Per quanto riguarda il frigorifero adesso vediamo. Vi dicevo, mia figlia mi ha regalato questo braccialetto per Natale, adesso se sì, ecco. Non so se si vede, magari vi appoggio da qualche parte così ve lo faccio vedere, magari prendo anche quel treppiedi che vi ho fatto vedere nell'ultimo video e poi devo iniziare a fare qualcosa, cioè a finire, vabbè il bagno l'ho fatto, ve l'ho detto prima, adesso tanto che finisce il mio robottino vi faccio vedere cosa mi ha regalato mia figlia che mi piace tantissimo. Vi appoggio qui ragazze, così. Allora, è un braccialettino della Stroil, mi sembra. Guardate che carino, è un mini in acciaio e il bello che c'è scritto sopra, per sempre noi, non si legge benissimo, per sempre noi. In questo periodo un po' particolare mi è molto molto vicina. Poi, come regalo di Natale, ho ricevuto dal fidanzato di mia figlia, che non poteva non essere azzeccata in questo periodo, è questa vestaglia, faccio vedere, questa vestaglia che io sto utilizzando tutti i giorni, guardate, è morbidissima, la sto utilizzando poi soprattutto nel periodo Covid, mi ha aiutato tanto, con dei calzettoni grossi forma di renna, bellissimi. Poi mia cognata mi ha regalato due palle da mettere sull'albero, forse l'avete visto, non lo so, ma l'albero mio marito l'ha già tolto, quindi ha tolto anche le palle, con una scritta Sabrina e l'altra dedicata a Joy, bellissime. E poi mi ha regalato questo calendario che amo, è un calendario con frasi poetiche, diverso dall'altro, questo lo ha regalato a me, l'altro che vi intendo io è questo qui che ha regalato a mia figlia, molto bello anche lui, questo qui. Questo è il classico. E poi ha regalato, ha fatto dei regali mio fratello, vabbè, mio fratello
ha regalato a tutte quante, mio fratello e il suo socio, ha regalato a tutte quante noi, sia dipendenti ma anche, no, alle dipendenti, dei buoni benzina da 300 euro l'uno, quindi è stato un regalo stupendo. E poi hanno appunto fatto dei regali a Joy, e, insomma, queste cosine semplici, proprio regali di Natale semplicissimi e soldini da parte appunto dei... No, i miei suoceri ci hanno regalato un buono, quei kit per un viaggio, per magari da 3 giorni, un weekend, e magari li andremo a fare questa primavera, adesso vediamo, magari per il nostro anniversario di matrimonio. Questi sono stati i regali, semplici ma belli. Allora ragazzi, io mi metto subito al lavoro, voglio subito pulire le sedie, le ho alzate proprio per far passare il robottino, però se sporco per terra tanto devo dare lo straccio. Facciamo insieme, puliamo insieme le sedie, così vediamo come viene con i prodotti della Lidl. Naturalmente non è che torna nuova, ma avete visto, c'era proprio dello sporco, anche se io le pulisco tutti i giorni con lo sgrassatore, con il disinfettante. Perfetto, adesso io vado a passargli un po' di disinfettante, poi la rimetto sul tavolo e pulisco bene la parte sotto, quella che va a contatto con il pavimento. Vado a fare, nel frattempo vado a fare anche le altre due sedie. Ho pulito tutte le sedie, ragazzi, sono venute benissimo. C'era una sedia che aveva una macchia nera qui e non sono, mi sono dimenticata di registrare. Comunque si può vedere un pochino, almeno l'alone, credo che riusciate a vederlo. Era nera, 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 è venuta via benissimo. E io, ragazzi, per chi ha un, non so, un divano in ecopelle, in pelle, oppure anche la spalliera di un letto, qualsiasi materiale in ecopelle, io ve la non consiglio di più. Le mie sedie sono tornate di nuovo bianche, bellissime, lucenti come prima. Per terra c'è il mondo. Adesso io faccio così, io lavo per terra la zona giorno e poi mi metto in bagno a pulire la doccia con questo prodotto, così almeno quando ho finito la zona giorno è terminata. Cucina pulita.
Lì ha terminato anche la lavastoviglie, dopo devo metterla a posto e devo assolutamente mettere una lavatrice. La sala sistemata abbastanza, tranne di casino che c'è, ci sono ancora delle calzette per la Befana. E qui la sala. Naturalmente in questi giorni sto utilizzando questo copridivano che assolutamente non è bellissimo, molto vecchio, ma col fatto che lavo i copridivano tutti i giorni ho preferito riutilizzare quelli vecchi. Qui sono andata a metterci questo profumatore per ambienti, sapete che è uno di quelli che amo di più. Ne ho una scorta ancora solo giro nella mia dispensa, è quella lì è il profumatore di Tigotà, ne avevo presi parecchi quando erano in promo è ottimo, io ve lo consiglio, è veramente buono, almeno io mi trovo molto bene e quindi ne ho tirato fuori uno in modo da profumare un po' l'ambiente e niente, qui c'è il mio solito baule. Che è molto molto avanti rispetto al divano, ragazzi, ma perché Joy salta in continuazione, quindi abbiamo paura che si faccia male e l'abbiamo tirato avanti. E il sole, che meraviglia il sole. In questi giorni devo assolutamente lavare il vetro, poi mi riprenderò perché in tante me lo state chiedendo e come vedete lì mi è caduto il cuscino, adesso me lo faccio prendere da mio marito e così dopo lo lavo e sicuramente laverò anche il copridivano adesso. Penso più domani, questo qui perché l'ho appena messo, cioè l'ho messo ieri sera, almeno stasera lo lavo domani mattina, facciamo così, così cambio tutto, cambio anche sempre le fodere dei cuscini. Ragazze, sono in bagno e i sanitari io li ho già puliti stamattina con il disinfettante dell'Ajax e il sanificante che vi ho fatto vedere l'altro giorno e quindi adesso voglio pulire proprio tutta la doccia con il prodotto della Lidl, questo qui, questa pasta e l'ho svuotata tutta quanta, vedete anche lì c'era i vari shampoo, il bagno schiuma e quindi però devo essere più forte io, devo vincere io, devo vincere io. Io sono qua una testona finché non riesco a finire quello che ho in mente, vado avanti. E ho il cuore che va un po', però basta che mi siedo 2 secondi e mi passa al momento. Quindi adesso mi siedo 2 secondi, preparo il treppiedi e vi faccio vedere come pulisco, vabbè, la doccia con questo prodotto. È la prima volta che lo utilizzo e quindi sono curiosissima. E poi alla fine ci passo proprio una spruzzata del mio sanificante. Tanto poi stasera devo farmi la doccia e la ripulisco, però ero proprio curiosa di provarla. Se mi vedete spesso con i guanti blu, non sono sempre i soliti, io me li cambio in continuazione perché cerco di non toccare nulla con le mani e mi sanifico, mi disinfetto con la
il disinfettante, quello liquido, anche i guanti in modo da non toccare. E quindi ho una bella scatola piena. Anzi, oggi mi devono arrivare due cose da Amazon. Uno è un pacco di guanti perché voglio utilizzarli sempre. Ormai ci ho preso l'abitudine, ma sono quelli della Spontex Comfort, mi sembra rosa. Ho sentito parlare molto bene di questi guanti. E in più mi devono arrivare delle spugnette a spina di pesce, mi sembra, che anche quello lì ne ho sentito parlare molto bene per quanto riguarda i vetri. Arrivano oggi. Se io riesco nei prossimi giorni, visto che sono a casa, faccio un video al giorno, però magari ve lo pubblico ogni 2 giorni proprio per non stufarvi, se ce la faccio, perché voglio prima di tutto disinfettare bene la lavatrice e vi faccio vedere il metodo che ho visto da Mattia, che ha un canale sia YouTube ma anche su Instagram, e poi vi voglio far vedere il mobile che abbiamo preso all'IKEA prima che succedesse tutto. Mio marito l'ha montato ed è nel terrazzo, quindi ve lo faccio vedere nei prossimi giorni. Adesso mi siedo 2 secondi, prendo un paio di guanti puliti, sistemo il treppiedi e puliamo la doccia insieme. Allora si sta asciugando, è venuto bene, è bello che senza, cioè, senza utilizzare anticalcare, proprio solamente con la pomata. Anche i vetri sono venuti abbastanza bene, però ragazze, secondo me, per chi ha delle mattonelle scure come le mie, non lo consiglio tantissimo perché lascia quella patina bianca. Forse sono stata io che non l'ho risciacquato tanto, non lo so. Per quanto riguarda i vetri, anche qui sono venuti bene, insomma, vedete un po' l'alone, perché comunque lascia una patina bianca, non c'è niente da fare. Secondo me è più adatto per gli altri tipi di pulizie. Ad esempio, i sanitari vengono benissimo, anche diciamo, il box doccia è venuto benissimo per i sanitari, è ottimo, è buono per tutto quello che è in acciaio. Anche qui vedete, è venuto bello bello lucido, però cioè,
Sicuramente se ci davo più acqua, secondo me dovevo darci più acqua con la spugna in modo da portare via tutta la patina bianca e sicuramente sarebbe venuto molto molto meglio, però vedete l'acciaio viene benissimo, qui devo pulirlo meglio. E voglio provare un'altra volta nei prossimi giorni utilizzando tanta acqua, io ho utilizzato acqua tiepida, magari acqua un po' più calda e spugna, 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 voglio vedere com'è. Vedete su non sono arrivata bene. Lì devo passarci meglio la spugna perché lascia appunto questa patina bianca. Comunque è pulita, almeno è pulita. Adesso gli do il sanificante. Joy, quando vede che io non lo tengo sott'occhio, va a dar fastidio a Ken. Allora, io adesso do l'aspirapolvere, lo straccio, metto gli asciugamani puliti. Così la casa per oggi al momento è pulita. Anzi, volevo dirvi che per chi ha intenzione di prendere questo box doccia, scappate. Noi ce l'abbiamo da 5 anni, è orribile, viene malissimo, poi sembra quasi tutto mangiato. Io non è che sono una che utilizza tanto anticalcare o prodotti molto forti. Infatti, poco prima di Natale è venuto l'idraulico perché ci ha fatto una cosa e gliel'abbiamo fatto vedere perché la nostra intenzione è quella di cambiarlo, fare un box doccia un po' più grande, ma quando fra 100 anni speriamo che non ci sarà più, perché lì teniamo la lettiera di Ken e rimane lì. Vorremmo proprio allargare il box doccia, cioè non so se le mattonelle le cambieremo, comunque vogliamo modificarlo, ma appunto fra qualche anno, non adesso. Lui l'ha guardato e ha detto che anche se abbiamo speso un casino, perché quel box doccia, mi ricordo 5-6 anni fa, abbiamo speso più di 1000 euro, non ne vale la pena. Scappate ragazzi e non prendetelo perché è allucinante, è veramente orribile. Oggi ce l'ho fatto pulito, però quando io finisco di pulire con l'acqua che rimane, nel senso quello che ho utilizzato per pulire, cosa faccio? Pulisco i marmi fuori, pulisco il marmo, adesso c'è Ken, di questa finestra fuori e poi pulisco il marmo che è lì, diciamo nella porta finestra dove ci sono i bidoni. Non vi faccio vedere perché è pieno di bidoni. Oggi mio marito deve fare un altro giro perché ogni giorno siamo pieni. Noi poi abbiamo l'indifferenziata e quindi c'è la plastica, c'è la carta e tutto quanto. Io sono quasi le 12, mangio queste crocchette che sono avanzate da ieri sera, quindi non le butto via, tanto sono sola a mezzogiorno. Mangio queste qui con una fettina di pane che ho scongelato e basta. Poi mi metto sul divano e aspetto la videochiamata di oggi pomeriggio, non so a che ora. E quindi voglio essere un po' più presentabile. Aspetto che finisca di asciugarsi nel bagno e poi chiudo e mangio, ma io credo che sarà attorno alle 3, alle 4, non lo so. Basta ragazze, io spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Penso che mi andrò a togliere anche la felpa, non credo che sia bello presentarmi in questo modo qui. E, io vi saluto, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, voi a me ne avete tenuta tanta, mi avete dato la forza anche di fare questi lavorini qui, anche se nei prossimi giorni, un po' tutti i giorni, voglio fare un sacco di cose, voglio pulire la scarpiera che era una di quelle cose che volevo fare quando andavo in ferie perché è ridotta ai minimi termini, la voglio proprio svuotare, disinfettare, pulire. Poi voglio spostare anche il mobile del bagno, pulirlo dietro, insomma, l'armadio all'interno ero riuscita a farla, per quello della camera da letto ho sistemato tutte le lenzuola e mio marito, non so se ve l'ho detto, ma mi ha messo a posto tutti gli interni dei mobili, penso di sì, me li ha puliti e sono a posto in cucina, bene o male in cucina glielo do sempre, appena arriva la spesa pulisco i... Pulisco gli interni, la dispensa, quella è una cosa che faccio sempre. Però volevo anche pulirmi molto bene l'armadio a muro, perché è un po' trascurato e vediamo giorno per giorno di riuscire a farlo. Magari state con me e così mi date la forza. E domani vi faccio vedere anche il mobile di lì che abbiamo montato nel terrazzo, anche perché devo pulire anche il terrazzo. Basta ragazze, io vi auguro veramente una buona giornata, grazie ancora per i tanti, tanti messaggi, tanti commenti che mi avete mandato, io sto molto meglio.
anche se sono ancora un po' debole. Infatti adesso mi metto sul divano e aspetto la telefonata, ripeto, la videochiamata, però fino a quando non arriva sto sul divano. Vi mando un bacione e ci vediamo, se vorrete, qui al prossimo video. Ciao amiche mie!